Allora, Luca Pezzotta ci spiegherà, dottor Luca Pezzotta, questa teoria nata negli Stati Uniti, un certo Mosler, giusto? Sì e no, dopo vedremo. Io ho guardato su internet, sì. E quindi, diciamo, a loro piace dire una maniera differente di vedere l'economia, ecco. E quindi ci spiegherà il loro punto di vista dell'economia. Però per essere completi come università, allora ho chiesto al professor Patisso di farci questa cortesia, venire, che lui è un docente di economia ortodossa, chiamiamola così, e quindi vedremo i suoi commenti su questa teoria alla fine, no? Quindi lasciamo adesso Luca Pezzotta che ci spieghi tutta la cosa e poi ci sarà un po' di dibattito, le domande si potranno fare sicuramente, benissimo, grazie, allora lascerei la parola a Luca Pezzotta. Assolutamente, va detto, io mi chiamo Luca Pezzotta, con Max faccio parte dell'Associazione Nazionale Economia per i Cittadini. Se mi permettete un minuto, la nostra associazione nasce a fine 2012, inizio 2013, a ridosso di due eventi tenuti a Rimini, nel Palasport di Rimini, patrocinati, diciamo, dal giornalista Paolo Barnard e con la partecipazione di alcuni professori della University of Missouri Kansas City, che sono per noi autori di riferimento in quanto proprio economisti che propugnano questo nuovo modo di vedere l'economia. Il nostro punto di partenza è quello che dice la professoressa Stephanie Kelton, che è membro della commissione di minoranza al Senato americano voluta lì da Bernie Sanders, e lei dice: dobbiamo girare l'interruttore e cercare di vedere le cose in maniera differente. Questa è la nostra associazione, nasce di, siamo una piccola associazione, anche se adesso ormai qualche anno che ci siamo, restiamo comunque una piccola associazione. Il nostro punto di vista, economicamente parlando, appartiene a quello che viene definita la corrente eterodossa dell'economia, che si contrappone alla corrente ortodossa, che è l'economia tradizionale come insegnata nell'università. Attenzione, perché non è che noi, essendo economisti eterodossi o avendo come autori di riferimento economisti eterodossi, non abbiamo professori nell'università o non ci rifacciamo a economisti famosi. Joan Robin era la ribelle di Cambridge, scriveva e ha scritto anche parecchie, ha avuto anche una corrispondenza con Piero Sraffa, che è uno dei più grandi, se non il più grande economista italiano. Alba Lerner, lo so che questo non ci fa molto onore, però è stato, magari il professore lo preferisce, è stato definito il Friedman della sinistra. Ok, quindi Minsky, lo stesso Minsky, l'Università di Bergamo, per esempio, il Dipartimento di Economia è intitolato a Ayman Minsky. Randall Rai è un professore della University of Missouri Kansas City. Stephanie Kelton, come vi ho detto prima, è membro della commissione di minoranza del Senato americano, la Budget Committee. Quindi non è che noi ci riferiamo a economisti sconosciuti, sono comunque economisti conosciuti, ma che si rifanno a un modo di interpretare l'economia che non è quello classico o neoclassico che viene insegnato nelle università, ok? La nostra scuola, diciamo così, è una scuola post-keynesiana. Se voi guardate, vabbè, adesso la figura un po' sfocata, per esempio in quelle foto ci sono Stiglitz e Krugman. Paul Krugman, se è un buon economista, però secondo noi è un economista, è un neo-keynesiano, però lui si è sempre detto favorevole ai mercati, interpreta i mercati come i mercati razionali, come noi non crediamo in teorie come i mercati razionali. La nostra teoria di partenza, per esempio, sui mercati
in contrapposizione a quella di Krugman è quella di Minsky dell'ipotesi dell'instabilità finanziaria, dove Minsky sostiene che è la stabilità che getta i semi dell'instabilità stessa. Quindi, vi ripeto, non è che noi ci rifacciamo a economisti che sono sconosciuti, no, ci rifacciamo, e nemmeno economisti minori, attenzione, perché Sraffa, Kaldor, non è che non sono proprio nessuno, sono stati dei grandi economisti, però vengono insegnati poco nelle università. Se andiamo avanti, una cosa adesso, un secondo prima di cominciare. Quello che avete sentito, noi abbiamo controllato i dati relativi a tutte le affermazioni che sono state fatte, ok? Ne abbiamo sentito un po' di tutti i colori in questo periodo. Una delle cose, secondo noi, che si può dire più odiosa che abbiamo sentito è quella dei padri che hanno lasciato il debito ai loro figli. Toglietelo dalla testa, quando sentite questa cosa state sentendo una bugia. Poi cominciamo un secondo per questo, giusto per vedere che probabilmente andando a controllare i dati si può trovare che l'affermazione che abbiamo sentito come l'austerità espansiva di Alesina non è vero. Allora, l'Italia dall'ultimo volta che se ne è parlato sul Sole 24 Ore ha uno stock del debito, cioè un debito esistente, il debito esistente in un determinato momento, la quantità di debito esistente in un determinato momento, di 2.252 miliardi, ok? Più della metà di quello stock di debito è stato accumulato negli ultimi 20 anni, ok? Dall'Unità d'Italia alla fine della Prima Repubblica, che si fa, è stata attorno al 92-93 con mani pulite, noi abbiamo accumulato, se non mi ricordo male, 1.070 miliardi di debiti. Dal 1992 a venire adesso noi abbiamo accumulato uno stock del debito di 1.182 miliardi. Quindi non c'è nulla di vero, non sentitevi in colpa nei confronti dei vostri figli, perché non c'è niente di vero, non c'è nessun padre che ha lasciato il debito ai propri figli. La maggior parte dello stock di debito esistente in questo momento è stata accumulata negli ultimi 20 anni, e attenzione, abbiamo accumulato uno stock di debito ingentissimo in 22 anni di avanzi primari, ok? Noi stiamo facendo l'austerità dal 1992, non la stiamo facendo dal 2008 o dal 2011 quando è arrivato Monti, ma la stiamo facendo dal 1992, perché se voi andate a vedere il bilancio dello Stato italiano, l'Italia ha un avanzo primario, ok, adesso vi dico l'avanzo primario, migliore se non il migliore tra tutti gli stati europei, ok? L'avanzo primario cos'è? È la spesa meno le tasse al netto degli interessi, prima del pagamento degli interessi sul debito. Cioè, se noi escludiamo il pagamento degli interessi sul debito, che non è spesa pubblica, attenzione, perché molte volte si gioca sui termini, ma il pagamento di interessi non è spesa pubblica, ok? Il pagamento di interessi è spesa d'esercizio, la definizione di spesa pubblica è la spesa dello Stato per beni e servizi, il pagamento di interessi non è beni, non è servizi, ok? Quindi al netto degli interessi sul debito noi siamo uno Stato virtuoso dal 1992, perché lo Stato, l'Italia tassa più di quanto spende, ok? Ha un avanzo primario. Questi due dati per farvi capire che quello che abbiamo sentito ultimamente non è proprio così vero come ci hanno raccontato, ok? La disciplina economica che noi seguiamo, che si chiama Modern Money Theory, il nome non è azzeccatissimo, l'hanno detto anche gli stessi professori che hanno fondato il mondo, diciamo, è un po' il risultato della praticità di un economista australiano che si chiama Bill Mitchell, ok? Non c'è moltissimo di moderno. Gli autori che abbiamo visto sono autori del 1930, ma anche prima. Minsky scriveva intorno al 1960, se non mi ricordo male.
Quindi non è un'economia, una teoria che è saltata fuori negli ultimi, non so, 10 anni. No, no, ci sono autori di riferimento che hanno anche 100 anni di storia. Quindi il nome è un po' stato il risultato della necessità di avere un nome e della praticità australiana, perché il nome è uscito da lì. Questa teoria ha una serie di basi e dei punti fermi, e siccome questa volta avevamo pensato di cercare di stringere il più possibile per non annoiarvi, abbiamo deciso di seguire 8-10 punti base che abbiamo buttato sulle slide. Ok, uno dei punti di partenza è che una diversa interpretazione su cosa sia la moneta. Se voi andate a vedere la moneta nell'insegnamento tradizionale, la moneta è vista come una riserva di valore, io accumulo denaro per accumulare valore, una misura del valore, un prezzo determinato in denaro mi dà la misura del valore di un bene e funziona come mezzo di scambio. Veniva scanzo perché io abito a scanzo. E per noi la moneta non funziona così. Per noi la moneta è un credito per le tasse, ok? I governi, un governo impone l'utilizzo della moneta tassando in quella valuta. Il governo impone la lira, noi abbiamo necessità di pagare le tasse in lire e quindi tenteremo di procacciarci quella valuta per pagare le tasse. Questo è il primo punto di partenza, un modo diverso di vedere la moneta. Non una riserva di valore, non una misura di valore, ma non un mezzo di scambio, ma un semplice credito per le tasse. Ok? Tutti paghiamo le tasse, quindi tutti abbiamo necessità di procurarci quel genere di valuta per pagare le tasse. Giusto per una puntata di video, fai tutta la presentazione, eccetera. Come preferisce? No, come preferisce lei? No, tecnico. Come preferisce? Okay. No, perché giustamente secondo me è corretto presentarsi, come hai detto tu, no? Io non faccio altro che in maniera molto semplice insegnare all'università alcune cose che avevo prima studiato e che i miei docenti avevano. Mi avevano obbligato a seguire, perché l'esame dice con i docenti, poi uno studia, fa l'esame, poi alla fine quando vai a insegnare sei libero di scegliere rispetto a quello che hai studiato, quello che ti piace, quello che ti credi, quello che ti trovi un risvolto nella realtà. Questo è generalmente quello che voglio fare. Per fare questo uno deve leggere tanto, e tra quello che è come dire è stato obbligato a fare quello che poi gli piace, comunque ha almeno maturato diverse posizioni. L'economia non è una scienza. Adesso quello concordiamo allora. Premessa, io non appartengo all'altro. Cioè, mentre Pezzotta rappresenta una cosa, io non rappresento niente. Io rappresento quello che i vostri figli o i vostri nipoti possono sentire, possono ascoltare se vanno in una università. L'università non è unica, così come la rappresento Pezzotta, ma in maniera positiva non è unica. Ci sono tante università, tante facoltà, tanti docenti, tanti libri, e non è vero che c'è un unico modo di pensare le cose, nel modo più assoluto, questo ve lo garantisco. Poi uno se lo può andare a scegliere, ci può andare a scontrare, però non esiste un unico modo di insegnare. Quindi non è che l'università è un covo di rappresentanti di un impero, questo nel modo più assoluto, ve lo garantisco, è una buona libertà di pensiero. Poi ci sono quelle che possono essere definite delle correnti prevalenti, ma quando una o più correnti sono prevalenti vuol dire che storicamente hanno avuto modo e capacità di spiegare più cose rispetto alle altre. Ritorno al discorso dell'economia. L'economia non è una scienza, cioè non c'è niente di scientifico nell'economia. L'economia è una scienza sociale. Piccolo punto, me lo permetti? Sì. Perché non è una scienza? Perché se io metto due nuclei di atomi di idrogeno insieme a un ossigeno,
mi viene per forza memorevole d'acqua, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, e anche se la dovessi ripetere 5.000 volte, mi viene sempre un atomo di acqua. Se facciamo un esperimento in economia, non verrà mai uguale, né nei posti e né chiedendo come si comporterebbero le persone. Perché l'economia poi non fa altro che descrivere, o meglio, descrive quello che vede nella realtà e quindi come le persone si comportano e scelgono. Cosa facilissima. Lo fanno i bambini di un anno come le persone adulte ed esperte di 70. Oppure, oggi mi piace questo, preferisco alcune cose, compro delle cose rispetto a un prezzo. Quindi quello che fa l'economia, a differenza di quello che si possa immaginare, guarda quello che succede o che è successo. Con questo lo mette insieme e poi dice, ok, ma cosa potrà succedere? Cosa posso fare se quello che potrebbe succedere, immagino sia negativo, come posso cambiarlo? Questa è l'idea. E in questo pensiero di scandaloso non c'è niente. Cioè non c'è dietro un pregiudizio o qualcosa di altamente negativo da cui bisogna sfuggire per andare a cercare qualcosa che ci, come dire, illumini sulla strada. Niente, no, è una cosa normalissima. Poi io guardo, e come quello che guardo mi faccio una foto, io posso avere un angolo visuale, quello che fa dall'altro, poi ognuno prende il suo punto di riferimento. Ma è certo che quello che fa l'economia cerca di capire cosa non va e quali strumenti utilizzare per farli andare bene. Come quando ti dà la macchina, guardo il cruscotto, sto andando piano, sto consumando troppo e così via. Ok? Non è una cosa difficilissima. Che cosa succede? Che in tutto questo, per poterlo fare, ho bisogno di spiegare a tutti quello che voglio fare, perché chi prende queste decisioni è generalmente un policy maker, cioè uno che gestisce un governo, un'istituzione, e poi anche ognuno di noi, che non è una cosa brutta il fatto di essere uno di noi, cioè ognuno di noi si muove e fa delle scelte, però ci sono delle persone che rappresentiamo e le persone che votiamo per rappresentarci hanno l'obbligo, proprio perché rappresentano una quantità molto alta di persone, di prendere delle decisioni un po' per tutti. Non saranno mai delle decisioni che possono piacere a tutti, saranno delle decisioni che possono avere degli obiettivi. Gli obiettivi invece devono essere positivi, cioè portarci su una direzione che possa essere migliorativa rispetto a dove stiamo. Okay? Quindi io, non avendo una scuola da difendere, non avendo una posizione da attaccare, perché quello che fa Pezzotto e tutte le minuti, io lo vedo come una cosa positiva. Le persone che si mettono a studiare, analizzano e studiano, è semplicemente un qualcosa in più con cui confrontarci. Poi, però, sinceramente, l'elenco di tutti gli economisti che ha fatto, vi garantisco che vengono studiati. Mischi, l'ho studiato io a Siena, è nuovissimo. Ora, come dire, Pezzotto ha detto ci sono i dati, però a parte di dire quant'è il ammontare del debito pubblico, altri dati Pezzotto non li ha dati. No, ma ha fatto delle considerazioni, che è diverso, però sono le considerazioni sono personali, non sono dei dati, non è il dato vale. Perché questo? Vi dico questa cosa. Perché quando uno fa le considerazioni, ovviamente fa le considerazioni su quello che pensa. È vero che l'economia non è una scienza esatta, ma tu qualcosa la devi pur misurare, e quando dai dei dati, cioè prima di parlare, fare considerazioni, devi applicare dei dati. Se io vado a prendere la somma di tutti quegli economisti, nessuno di loro ha detto io appartengo all'MMT. Ognuno di loro ha fatto delle considerazioni, ha fatto degli studi, e alcuni di questi studi l'MMT l'ha presa, come dire, l'ha detto Stiglitz, quindi io me lo porto. Difficilmente queste persone da Minsky, però posso dire io appartengo all'MMT, loro hanno fatto i loro studi e l'hanno fatto sulla base un po' più scientifica o comunque leggermente diversa. Ci sono dei punti di contatto, ma è impossibile non avere punti di contatto, perché quando si parla di economia si parla di quello che si chiede al mercato, cioè quello di cui ognuno di noi ha bisogno per vivere, né più e né meno. Possa essere un bene di prima necessità, il mangiare, dormire, la casa, eccetera,
possa essere un autore di realizzazione, voglio diventare dottore o papa, è uguale, io faccio delle domande, richiedo al mercato di sopravvivere delle cose, lo faccio e scelgo attraverso il prezzo. La stessa cosa vale esclusivamente per le aziende che offrono, quindi tutte queste cose le considerano tutti, quindi non è possibile fisicamente non incontrarsi sulle parole. Da questo a dire che sta gente appartiene all'MMT, come dire... No, sono nostri economisti di riferimento. Si gioca sui termini, parola utilizzata da Pezzotta. Se vogliamo utilizzare, cioè se vogliamo giocare sui termini, oggi sono venuto apposta, perché sono bravissimi, ve lo garantisco. Quelle me sono eccellenti. Ultima cosa, e mi fermo, poi lo faccio andare avanti. Non esiste un modello in economia. Allora, perché questa cosa è fondamentale, poi lascio lo spazio per insomma. Quando io dico non è scientifica, è perché nella scienza le tecnologie, le innovazioni, le dimostrazioni annullano quello che viene precedentemente. Faccio un esempio banalissimo di studio. 50 anni fa, o anche 40 anni fa, o 30 anni fa, c'era il telefono con la cornetta, giusto? La nuova tecnologia l'ha soppiantata. Cioè, se voi chiedete a un ragazzino di 12 anni se ha visto in casa un telefono con la cornetta, non lo ce l'ha, non sa cosa sia. Perché la scienza, come dire, essendo scienza e scientifica, migliora ciò che c'era prima, e quando lo migliora lo annulla, perché lo prende e lo riporta avanti. L'economia non è così. L'economia, ci sono stati momenti del periodo classico, il mercato, la mano invisibile, il mercato fa tutto da solo, quello che diceva. Poi ci sono stati i keynesiani, poi sono ritornati i classici, chiamati neoclassici. Non c'è una verità. È nato lì il problema. No. Non c'è una verità, e l'università italiana, per tutto il mondo, non è per un modello, perché il modello perfetto non esiste. C'è solo una cosa a questo da aggiungere, che secondo me deve essere chiara, che neanche il modello MMT è il modello perfetto. È un modello che vuole dare una sua visione delle cose, tanto non penso di offendere questo, che secondo il... diciamo, gli storici, quelli che lo studiano, gli economisti, può dare, può raggiungere un obiettivo. Stessi obiettivi che vogliono raggiungere gli altri, il miglioramento dell'economia, del nostro bisogno, del nostro livello di vivere. Ma da questo a dire che il modello, io non lo so. L'unica cosa che mi sento di dire è che, secondo me, bisogna, perché ho la visione dei ragazzi che vengono all'università, fare uno sforzo noi per stimolare i nostri figli, i nostri nipoti a essere invece più partecipi. Quello che si sta perdendo, quello che si sta riducendo, sono le informazioni e l'approccio a sapere le cose. Siamo talmente tanto bombardati da informazioni che c'è uno scollamento, cioè la gente non ascolta più, i ragazzi non sono abituati a leggere, non sono abituati a studiare. Bisogna stimolare l'idea che bisogna studiare, cioè quello che era il famoso il valore della laurea, che sembra una cosa stupida perché posso andare a lavorare e guadagnare di più, serve competenza, serve che le persone si avvicinino a sapere di più di quello che sanno i loro genitori. È una cosa che si sta perdendo in maniera notevolissima, e questo è un danno per tutti, non per il confronto tra i modelli di economia. Allora, una stessa cosa. A tutte e due però non intervengo. Avete una visione di che cos'è l'epistemologia molto arcaica? Che cos'è l'epistemologia contemporanea? Se la filosofia della scienza che riguarda la fisica, la matematica, eccetera, molto arcaica, ma non posso spiegarvelo perché. Perché fare una conferenza. No, perché però io la prossima volta alla sua, senza nessun tipo di. No, però è molto arcaica. Prima di tutto, se non esistesse una verità, il quinto elenco di Aristotele non potrebbe neanche parlare. Pensiamo abbastanza. Mentre la di Aristotele, ma il quinto elenco di Aristotele, lei non potrebbe neanche parlare se non esistesse la verità. Il fatto che la verità non ci arriviamo attraverso delle doxa è un altro paio di mani, come passare dalla verità alla doxa è un altro paio di mani. Però
però fine. Ascolto volentieri tutti, nulla, ma non io sono imparato, però io vorrei che finisse a questo punto. Sì, no, se no veramente non lo facciamo che scuola. Quegli economisti sono economisti MMT, noi abbiamo degli economisti di riferimento i cui lavori riprendiamo perché li consideriamo confacenti alla nostra idea di economia. John Robinson poteva essere MMT perché quando è stata coniata, ok, la dicitura MMT era già morta, era un po' difficile quindi dichiararsi MMT. E comunque, e per quanto riguarda i vari indirizzi che vengono insegnati nelle università, se voi andate in rete, mettete Rethinking Economic, troverete che nelle università, persino alla Bocconi e persino alla Cattolica, i ragazzi, gli studenti si sono riuniti per fare pressione a favore dell'insegnamento pluralistico nelle università. Quindi tutto quel pluralismo si vorrebbe sostenere che esiste, in realtà per noi non c'è, ok? Poi si può vedere diversamente. Noi abbiamo visto dei ragazzi in tutta Italia unirsi e formare dei movimenti per l'insegnamento pluralistico, ok, in economia, anche a Bergamo, e anche il professor Riccardo Bellofiore si è unito a questi movimenti. Comunque riprendiamo, abbiamo visto la moneta in modo diverso di intendere la moneta che c'è secondo la teoria monetaria moderna. Un altro dei punti è che le tasse e i prestiti, cioè l'emissione di titoli pubblici, non finanziano la spesa pubblica. Attenzione, perché questo sfata un altro di quelli che noi chiamiamo i falsi miti che abbiamo sentito ultimamente. No? Le famiglie, gli stati sono come famiglie. Falso, non è vero, gli stati non sono come famiglie. Le famiglie prima raccolgono e poi spendono, gli stati prima spendono e poi raccolgono. Posso farvi una domanda, per esempio: voi le tasse, non sto parlando dei contributi che vi tolgono contestualmente la busta paga, le tasse per il 2015, quando è che le avete dichiarate? Nel 2016, ok? Lo Stato nel 2016, quando voi pagate le tasse, ha già chiuso il suo bilancio, quindi operativamente non può avere a disposizione nel 2015 soldi che voi gli darete solo nel 2016, ok? Quindi le tasse, quelle tasse che noi paghiamo, operativamente non finanziano la spesa pubblica, perché quando noi le paghiamo lo Stato li ha già spesi. Allo stesso modo vale per i titoli del debito pubblico. Qualcuno di voi ha mai comprato un titolo del debito pubblico? Se voi andate in una banca, ok, se voi andate in una banca e chiedete di comprare titoli del debito pubblico, la vostra banca semplicemente cosa fa? Vi apre un conto titoli, dopodiché prende i soldi dal vostro conto corrente e li sposta sul vostro conto titoli ed è finito. I soldi restano in quella banca, ok, e passano semplicemente da un conto corrente a un conto titoli. Se lo Stato spenderà i soldi che ha, spenderà dei soldi, non è che il vostro conto titoli diminuirà, no, i soldi li sono e li restano, non è che i vostri soldi spariranno dal vostro conto titoli. Lo Stato prende i suoi soldi alla banca centrale, voi i titoli li comprate alla banca commerciale, quindi lo Stato operativamente non utilizzerà i vostri soldi per spendere. Lo Stato prima spende e poi raccoglie. Le emissioni di titoli e le tasse servono unicamente per livellare il livello aggregato di moneta in circolazione, ok? Quindi gli stati non sono famiglie, perché nelle famiglie la spesa è a valle, la raccolta a monte, negli stati la spesa a monte, la raccolta a valle, ok? Salta anche il discorso che lo Stato può essere assimilato a un buon padre di famiglia. Lo Stato non nasce per fare profitti, lo Stato nasce per dare servizi. Per dare servizi, i servizi si danno in deficit. Se noi vogliamo dare un servizio migliore, non è necessario che lo Stato raccolga tutti i soldi per quel servizio, può semplicemente operare in deficit. Se voi andate a vedere,
si dite che lo Stato si può finanziare aumentando le tasse, ma vi ho già detto, voi le tasse le pagate dopo che lo Stato ha speso i soldi, emettendo titoli o emettendo moneta. Emettere moneta è attualmente vietato. Ok, noi non possiamo monetizzare il debito. È vietato dal trattato di Maastricht, è stato vietato con la separazione del tesoro dalla Banca d'Italia del 1981. Secondo noi, la nostra teoria, lo Stato spende e si finanzia in un solo modo, in deficit. Dopodiché arriva a un determinato livello aggregato di moneta in circolazione tramite le tasse e tramite l'emissione di titoli. Ma secondo la nostra teoria, gli stati operativamente non hanno bisogno delle tasse e non ha bisogno nemmeno di mettere titoli. Considerate che se ci sono tre alternative, l'emissione di titoli, l'emissione di moneta e l'aumento delle tasse, vuol dire che nessuno di questi tre è necessario. Quindi per finanziare uno Stato non è necessario, non sono necessarie le tasse, non sono necessari i titoli, non è necessaria l'emissione di moneta. Se andiamo avanti, Max, vediamo. Allora, quindi ricordatevi, il debito dei nostri padri, lasciatoci dai nostri padri, il debito l'abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, e lo Stato non può essere assimilato come un padre di famiglia, ok? Non è vero. La terza regola è quella della finanza funzionale. Vedete, vi ho detto già di Abba Lerner, che è stato definito il Friedman della sinistra, questo non ci fa onore, però Friedman non è un nostro autore di riferimento. Allora, secondo noi adesso abbiamo utilizzato fino ad ora un approccio di finanza convenzionale, ok? Abbiamo lasciato che le politiche fiscali mantenessero basso o tentassero di mantenere basso il livello di rapporto debito-PIL, cosa che non c'è riuscita, ok? E abbiamo lasciato che le manovre, le politiche monetarie di Draghi, con la continua emissione di denaro, stimolassero la domanda aggregata. Il nostro approccio è differente, il nostro approccio è un approccio di finanza funzionale. Le politiche fiscali, le politiche monetarie devono regolare il livello del rapporto debito-PIL tenendo basso il tasso di interesse. Le politiche fiscali devono stimolare la domanda aggregata, cioè il contrario di quanto stiamo facendo, adesso, ok? E si parla proprio dal presupposto che il governo deve mantenere tramite le politiche fiscali, non la banca centrale tramite le politiche monetarie, un livello di domanda ragionevole in qualsiasi momento, non spendendo troppo poco altrimenti avremo disoccupazione, e non spendendo troppo altrimenti avremo inflazione, ok? Quello che un altro, forse il principale autore di riferimento della nostra teoria, dice è che la disoccupazione è la dimostrazione che i livelli del deficit governativi sono troppo bassi. Noi, per combattere la disoccupazione, dobbiamo aumentare i livelli di deficit. Ok? Attenzione, vi ripeto, noi siamo in avanzo primario dall'inizio degli anni 90, ok? Tassiamo più di quanto spendiamo dal 1992. Vi sembra che questo abbia contenuto l'esplosione del debito e dello stock di debito e del rapporto debito-PIL? Assolutamente no. Da quando è cominciata l'austerità, da quando è cominciata la crisi, il rapporto debito-PIL è salito di 30 e passa punti percentuali, non ha detto niente nessuno, ok? Non sta funzionando, non funziona così. Quindi noi supportiamo un approccio che è non di finanza convenzionale, cioè lasciare che sia la banca centrale a stimolare la domanda aggregata e lasciare che siano le politiche fiscali a mantenere il rapporto debito-PIL in termini contenuti, ma il contrario, sono le politiche fiscali che stimolano la domanda aggregata tramite più o meno deficit a seconda delle condizioni, mentre la banca centrale si deve occupare di mantenere bassi tassi di interesse. Una cosa,
Nel 2011, fine 2011, inizio 2012, quando abbiamo avuto la crisi dello spread, sarebbe stato sufficiente che Draghi dicesse, come ha detto successivamente quando si è prospettato il pericolo Grecia, whatever it takes, cioè avrebbe garantito ai mercati tutta la liquidità necessaria e quella crisi dello spread non ci sarebbe fatta, non ci sarebbe stata. La banca centrale è una banca che ha una capacità infinita di emettere asset finanziari, è una banca per le banche, non è sottoposta alle regole di tutte le altre banche, può operare, questo non lo dico io, l'ha detto anche il vicepresidente della Commissione Europea, con una capital ratio negativa, ok? Quindi non ha problemi a emettere asset finanziari infiniti, per cui, e lo sta facendo Draghi, perché Draghi compra semplicemente titoli alzando le attività e le passività nel suo balance sheet, nel suo bilancio, compra così i titoli. Quindi la banca centrale può in qualsiasi momento tenere bassi i tassi di interesse. Abbiamo visto in questi giorni riuscire lo spread, a parte in questi giorni la variazione dello spread è stata un fattore negativo perché ha aumentato il nostro tasso di interesse, ma delle volte la diminuzione o l'aumento dello spread non dicono nulla, anzi possono comunicare informazioni sbagliate. Lo spread è un parametro falso, quello che bisogna guardare è un differenziale di prezzo, quello che interessa non è il differenziale di prezzo sui titoli di riferimento, ma sono i tassi di interesse sui nostri titoli. Se mi permettete una cosa sullo spread, poi cambiamo, perché sennò viene troppo lunga, facciamo tre casi. Il bond italiano è al 4%, il bund tedesco al 2%, ok? Lo spread è 200 punti base, il differenziale di prezzo si misura in punti base, lo spread non è un tasso di interesse, è un differenziale di prezzo. Mettete caso che il nostro tasso di interesse sale al 5% e quello tedesco sale al 4%, lo spread scende a 100. Noi sappiamo una bottiglia, ah bellissimo, lo spread è sceso, per noi è un vantaggio? Assolutamente no, prima pagavamo il 4% sui titoli, adesso paghiamo il 5%. Lo spread è sceso, ma la nostra situazione è peggiorata. Ok? Se abbiamo sempre 4 e 2, il tasso tedesco sale al 3%, lo spread scende a 100. Per noi è cambiato qualcosa? Assolutamente niente. Il 4 pagavamo e il 4 paghiamo. Questa diminuzione dello spread non ci darà nessun vantaggio. Se invece succede che noi siamo al 4, loro al 2 e noi scendiamo al 3, quello è un vantaggio. Ma non perché è diminuito lo spread, perché è diminuito il tasso di interesse. Un'altra cosa, lo spread quando diminuisce ha un risultato, quando o aumenta, fa migliorare o peggiorare la nostra posizione sull'estero. Vi sembrerà paradossale, ma quando lo spread sale migliora la nostra posizione sull'estero. Quando lo spread sale, i titoli vengono percepiti sul mercato come meno sicuri, quindi si svalutano. Svalutandosi i nostri titoli, tutti i nostri titoli, si svalutano anche quelli detenuti dai nostri creditori esteri. Quindi peggiora la posizione dei nostri creditori esteri che hanno titoli svalutati e migliora la nostra. Ok? Anche lo spread è un parametro che è stato utilizzato ultimamente per fini e in un modo che aveva l'obiettivo di ingannarci sostanzialmente. Ok. Un altro, questo è il nostro modello base su cui penso riceveremo moltissime contestazioni. Il nostro modello è il modello dei saldi settoriali. È un approccio macroeconomico che sostiene che non possiamo guardare semplici deficit in modo isolato. Ok? Se noi guardiamo l'economia come viene insegnata nelle università, anche se il professore dice di no, l'economia viene insegnata nelle università come un circuito aperto, un sistema aperto, e effettivamente l'economia nazionale è un sistema aperto.
perché noi possiamo commerciare con l'estero e quindi questo commercio con l'estero tiene il sistema aperto. Ma se noi consideriamo l'economia globale in aggregato, cioè la somma di tutte le economie al mondo, il sistema non è aperto, il sistema è chiuso, ok? Quindi, perché noi non possiamo esportare su Marte e non importiamo gas dagli anelli di Saturno, ok? A quel punto, considerando il sistema chiuso, considerando un trasferimento tra un paese e un altro paese, sarà come un trasferimento tra Roma e Milano, ok? Considerato in aggregato, il sistema è comunque un sistema chiuso. Questo deriva che, dividendo, come nel nostro modello, l'economia in tre settori, lo Stato, il non Stato e il settore estero, e abbiamo lo Stato, il settore non Stato, il privato, ha come bilancio gli investimenti meno i redditi, meno i risparmi. Il settore pubblico, la spesa governativa G meno le tasse, e il settore estero, le esportazioni meno le importazioni. Ok? Tutto quello che esce da un altro, da un settore, entra in un altro settore, non c'è un altro posto dove può andare. Quindi la spesa pubblica è per noi reddito privato al centesimo, ok? Tale prima roba, la spesa pubblica rientra nella funzione del PIL. Quindi tagliare spesa pubblica significa tagliare prodotto interno lordo, ok? In più, tutto quello che esce dal settore pubblico entra nelle tasche dei privati. Facciamo un caso, io sono uno studente della scuola pubblica, lo Stato mi paga 1000 euro, quei 1000 euro di spesa pubblica saranno anche il mio reddito privato di insegnante della scuola pubblica. Se ora lo Stato taglia la spesa pubblica per le retribuzioni dei, dei professori e va, la mia retribuzione diventa 800 euro, diventa 800 euro, a un taglio di 200 il mio nuovo reddito, ok, sarà di 800 euro. A un taglio della spesa pubblica di 200 euro corrisponde la mia diminuzione di reddito privato di 200 euro. Se io ho un contratto di fornitura, sono un'azienda ed ho un contratto di fornitura di 500.000 euro con lo Stato fa austerità e mi taglia quel contratto a 400.000 euro, quel taglio di 100.000 euro di spesa pubblica equivalgono a un taglio di 100.000 euro del mio fatturato privato, ok? Demonizzare la spesa pubblica è un errore, perché la spesa pubblica è reddito privato al centesimo. Vai Max, quella dopo. Ok, questo abbiamo visto, un sistema aperto, un sistema chiuso, sì. E viene riassunto così, ok? Tutto quello che esce da un settore entra in un altro settore. La somma, pertanto, non l'ho detto io, questo l'ha detto Zingales anche, in un, quello che, vabbè, poi lui aveva anche detto che Tokyo avrebbe fatto la fascina di Atene, ma non è andata così. E la somma della bilancia dei pagamenti di tutti gli stati al mondo è zero. Questo testimonia che l'economia globale è un sistema chiuso, ok? Andiamo alla prossima, così vediamo i corollari. La spesa pubblica, come detto, è reddito privato al centesimo. Tanto lo Stato spende, tanto arriva nel privato. Il deficit pubblico è il surplus privato. Perché se io, Stato, spendo più di quanto tasso, vuol dire che lascio qualcosa nell'economia. Se io, Stato, spendo meno di quanto tasso, vuol dire che tolgo dall'economia. Lo Stato che toglie i soldi dalle tasche ai suoi cittadini non è quello che fa i deficit, è quello che fa i surplus di bilancio. Noi abbiamo cominciato dal 92 con i surplus di bilancio, salvo andare a un deficit col pagamento degli interessi, ma quello trasferisce reddito solo ai rentiers, non trasferisce reddito all'economia reale. Lo Stato tassa più di quanto spende, vuol dire che toglie dall'economia reale, mentre se spende più di quanto tassa, mette nell'economia reale. E inoltre ricordatevi che, visto, considerato il fatto che la bilancia dei pagamenti di tutti gli stati al mondo è zero, i surplus commerciali ai quali ci costringono
non aggiungono ricchezza netta al sistema. Possono aggiungere ricchezza finanziaria netta anche se consistono in un impoverimento in termini reali, ma non aggiungono ricchezza netta. Solo gli stati possono aggiungere ricchezza netta. Facciamo un esempio facile. Io e Max siamo due privati e il professor Patisso è lo Stato. Io ho 50, lui ha 50, il professor Patisso è 100, la ricchezza aggregata in complesso è 200, la ricchezza aggregata del settore privato è 100. Io vendo una macchina a Max, Max mi dà 10, io adesso ho 60, lui è 40. È aumentata la ricchezza netta nel settore privato in aggregato? No, io ho 60, lui ha 40, 60 e 40, sempre 100 è, ok? Distribuita in modo diverso. Se vengo da un professor Patisso una macchina, la sua ricchezza netta scenderà a 90, la mia salirà a 60, 60 più 50, 110, è aumentata la ricchezza netta nel settore privato. Solo gli stati possono aggiungere ricchezza netta al settore privato. Se io ho un surplus commerciale, e guardate che noi abbiamo cominciato ad avere surplus di bilancio inizio anni 90, perché inizio anni 90 abbiamo adottato un modello economico di Washington Consensus, il New Consensus, che impone agli stati di avere surplus di bilancio e surplus commerciali. Non funziona così. Avere un surplus commerciale tra i vari colorati, se vai per la Max, sì. Ok, il fallacio del modello di export leading è quello che vi stavo dicendo. Il Washington Consensus o New Consensus ci impone di avere un surplus. Ma secondo voi un surplus commerciale è un arricchimento? Un surplus commerciale vuol dire che io esporto più ricchezza reale di quanta ne importo. Quindi in termini reali mi sto impoverendo. Mi arricchisco in termini finanziari, quindi bisogna vedere e considerare se effettivamente la vera ricchezza siano i soldi o i beni reali. Se consideriamo la vera ricchezza i beni reali, un surplus commerciale ci impoverisce comunque, però in quel senso ci impoverisce di più e con consapevolezza, mentre adesso noi crediamo che avere dei saldi al target 2, al sistema dei pagamenti positivi al target 2, sistema dei pagamenti adottato dall'Unione Europea, sia un vantaggio. Lo è relativamente. La fallacia di quel modello di export leading che ci condanna al surplus commerciale si vede soprattutto se noi lo applichiamo a livello globale. Non tutti possiamo essere esportatori netti. Come vi ho detto, la somma della bilancia dei pagamenti di tutti gli stati al mondo è zero. Se tutti gli stati al mondo fanno surplus, ce ne deve essere almeno uno che ha un deficit così grande da assorbire il surplus di tutti gli altri. Quindi non è assolutamente vero e non è assolutamente un modello sostenibile. Quello del surplus commerciale a tutti i costi non è, come anche quello di essere importatori netti, per carità, non è un modello che può essere applicato su scala globale, perché non tutti gli stati possono avere surplus commerciali. Se qualcuno vuole esportare più di quanto importa, ci dovrà essere un altro stato che vuole importare più di quanto esporta, altrimenti i conti non tornano, altrimenti la somma della bilancia dei pagamenti non è più zero, di tutti gli stati al mondo non è più zero. Ok? Quindi è vero che il modello che supportiamo noi non di import leading, però che dice i nostri termini del commercio sono la ricchezza di una nazione data da quanto produce meno quanto esporta più quanto importa in termini reali. Ok? Anche questo non può essere applicato su tutti i pianeti, su scala globale, sempre per il motivo che vi ho detto prima: se uno esporta più di quanto importa, qualcun altro dovrà importare più di quanto esporta. Ok? Però andare avanti ad avere la pretesa di surplus commerciali non funziona, anche perché io vi domando, togliete una curiosità, noi facciamo surplus commerciale, gli Stati Uniti
sono sempre in deficit commerciale, loro assorbono i surplus degli altri. Ma mettiamo caso, la Cina fa l'export leading, la Germania fa l'export leading, l'Italia fa l'export leading, gli USA si mettono a fare l'export leading, l'Inghilterra si mette a fare l'export leading. A chi pensiamo di vendere? Ferrari al Botswana e all'Angola? Saranno i paesi ricchi quelli che devono fare i deficit, non i paesi poveri. I paesi poveri magari acquisteranno ricchezza finanziaria cedendo un tot di ricchezza reale, ma non potremo pretendere di andare a esportare le nostre Ferrari in Angola. Se tutti ci mettiamo a fare surplus, non esporto, non funziona, non andrà mai. Ok, questi sono i saldi settoriali. Un altro punto di vista che caratterizza la nostra teoria è la teoria della moneta endogena. Chiunque fa un corso di università recepisce come insegnamento per il funzionamento del sistema monetario quello della teoria quantitativa della moneta, cioè ci sarà le banche dovranno prima raccogliere e poi prestare, ok? Le banche invece sono emettitrici di moneta. Le banche commerciali mettono moneta bancaria, la banca centrale mette quella che viene chiamata moneta ad alto potenziale. Tutte le banche mettono moneta. Quindi le banche non prestano in relazione a quanto denaro raccolgono, prestano in relazione solo ed esclusivamente alla solvibilità del cliente. Non è assolutamente vero che c'è, noi non riconosciamo il modello della teoria quantitativa della moneta che dice che c'è un moltiplicatore dei depositi. Cioè io vado in banca, deposito 100, le riserve sono del 10%, tengo 10 di riserva, 90 sono riserve in eccesso e quelle le potrò prestare. No, non funziona così. Secondo noi e secondo i dettami della teoria della moneta endogena, attenzione, perché questo che vi stiamo dicendo è uscito anche paro paro sia su un working paper di Standard & Poor's che si intitola Repeat After Me, Bank Cannot and Do Lend Out Their Reserves, cioè le banche non prestano all'esterno le loro riserve, e è descritto questo funzionamento anche nel primo quarter bulletin del 2014 della Bank of England, quindi avete i riferimenti se volete controllarli, dove spiegano il funzionamento della moneta. Le banche prima prestano, poi espandono i depositi, poi prendono prestito. Mettiamo a caso, uno di noi va in banca e per come ci hanno descritto il sistema fino adesso sembra che se noi andiamo in banca a chiedere 100.000 euro deve essere entrato qualcuno 10 minuti prima a depositare 100.000 euro. No, non funziona così. Se io entro in banca e chiedo 100.000 euro, la banca mi fa il body screen, mi controlla, se sono solvibile non guarda nemmeno alle sue riserve, la banca mi presta 100.000 euro e mette 100.000 euro di moneta bancaria semplicemente accreditando il mio conto corrente, ok? Dopodiché cosa faranno le banche? Quando dovranno chiudere dovranno sistemare il loro livello aggregato di riserve. Ok, essendo la riserva obbligatoria dell'1%, la banca dovrà mettere sul suo conto la banca centrale, tutte le banche hanno un conto alla banca centrale, 1000 euro, in quella che viene chiamata moneta ad alto potenziale, base monetaria, chiamata un po' come volete, aggregato M0, dipende da quali sono le fonti di riferimento. In quel momento la banca dirà, io ho 1000 euro sul mio conto alla banca centrale di riserve, se ce li ha non deve fare nulla, se non ce li ha cosa fa? Andrà sul mercato interbancario. Ah, altro riferimento è la teoria del circuito monetario di Augusto Graziani, penso lo conoscerai, insegnava a Federico II. Le banche a quel punto avranno bisogno delle riserve, se avrà quelle riserve non farà nulla, se no le dovrà prendere sul mercato interbancario, cioè le prenderà a prestito da un'altra banca che ha un eccesso di riserve. Se siamo in un periodo di scarsezza monetaria, non è questo il caso perché Draghi è inondato di liquidità,
Le transazioni orizzontali tra banche non aggiungeranno niente al sistema. Le banche pertanto accederanno a quelli che si chiamano i marginal lending facilities della BCE e prenderanno 1000 euro di moneta ad alto potenziale a prestito. Basta. Non è vero che le banche devono... Se voi andate da qualsiasi bancario, lui vi dirà no, no, noi dobbiamo raccogliere e poi prestiamo. Non è assolutamente vero, non funziona così. Io conosco una persona che lavora in banca e quando io gli ho detto no, non è vero che voi fate così e gli ho descritto come fanno, questa persona mi ha risposto e tu come fai a saperlo? Perché comunque, loro tendono a dire che prima di prestare devono raccogliere. Non è assolutamente vero, ok? La regola in cui finisce questo è che è, pertanto può essere riassunta in loan creates deposit, sono i prestiti che creano i depositi e non sono i depositi che creano i prestiti. Cioè io non devo depositare per avere un prestito, ma avrò un prestito che creerà un deposito. Questo è i riferimenti, li avete se volete approfondire, Augusto Graziani, la teoria del circuito monetario, per chi, allora, il working paper di Standard & Poor's l'ho trovato su Scenari Economici, l'avevo tradotto io, potete cercarlo su Scenari Economici, si trova, altrimenti c'è sempre il quarta bulletin della Banco Finland. Vai Max, anche okay, questo l'abbiamo visto. Ah, ok, un'ultima cosa, pertanto l'offerta di moneta, attenzione, non è controllata dalla banca centrale, sono le banche commerciali che controllano l'offerta di moneta. Se fosse che la banca centrale a controllare l'offerta di moneta, con tutta la liquidità messa a disposizione, noi avremmo avuto un'esplosione dei prestiti, invece non ce l'abbiamo avuta. Perché? Perché sono le banche commerciali che controllano l'offerta di moneta. È la banca commerciale che decide se fare il credito, non la banca centrale. Inoltre voi i soldi, come me, come tutti, li prendiamo alla banca commerciale, non alla banca centrale, ok? Sono le banche commerciali che controllano l'offerta di moneta. Altro punto di partenza per noi è che i governi devono perseguire la piena occupazione. La disoccupazione è, come dice Mosler, un crimine contro l'umanità. Ok? Noi non vogliamo lavoro, noi non vogliamo sussidi, noi vogliamo lavoro. Ok? Gli stati devono impegnarsi per creare quello che Minsky chiamava lo stretto pieno impiego. Una situazione nella quale per un'altra classe di occupazioni, industrie e localizzazioni, i datori di lavoro ai salari correnti vorrebbero occupare più gente di quanto fanno. Dobbiamo mettere i datori di lavoro nella condizione di voler occupare più persone di quanto fanno. Ok? Per questo lo Stato deve funzionare come datore di lavoro di ultima istanza, ok? Lo Stato deve assorbire con dei piani di lavoro garantiti o dei piani di lavoro transitori la disoccupazione. Tutti coloro... No, quando uno diventa disoccupato lo Stato lo assorbe occupando. Tutti coloro che vogliono lavorare e sono abili a lavorare hanno il diritto di farlo e lo Stato deve dargli la possibilità di farlo. Lo Stato può e solo lo Stato può fare questo. Inoltre, ovviamente lo Stato non opererà in concorrenza col settore privato, perché se c'è un settore privato in crisi e lo Stato gli fa concorrenza, è più facile che il settore privato, invece che uscire dalla crisi, cambi in una crisi più profonda. No, lo Stato opererà in settori differenti rispetto a quelli ai quali lavora il settore privato. Ok? C'è più gente, ci sono più lavori da fare che gente disposta a farli. Noi dobbiamo partire da quel presupposto. Lo Stato deve impiegare quelle persone, le persone disoccupate in quei lavori. In questo c'è anche un vantaggio. Mettiamo a caso che il settore privato cominci ad espellere dei lavoratori e questi vengano assorbiti nello Stato. Le retribuzioni, lo Stato fisserà una retribuzione un po' più bassa, proprio per non fare concorrenza al settore privato.
Facendo così, fissa anche un pavimento salariale sotto il quale non si può scendere. Per un semplice motivo: quando il settore privato in crisi uscirà dalla crisi, nessun lavoratore abbandonerà il settore pubblico per tornare nel settore privato se questo gli offre uno stipendio minore. Quindi in questo caso il privato non potrà scendere sotto il livello di retribuzione che c'è nel settore pubblico. Questo, una cosa come questa, avrebbe prevenuto la deflazione salariale che noi abbiamo visto ultimamente. Ok? Pertanto lo Stato deve funzionare come employer of last resort, come datore di lavoro di ultima istanza, assorbendo tutti i lavoratori espulsi dal settore privato che sono però abili e vogliono lavorare. Va bene, anche questa l'abbiamo vista, Max. E ultimo, poi apriamo il dibattito. Penso che siamo andati abbastanza velocemente, poi se succederà approfondiremo. Dobbiamo focalizzarci sulle risorse reali e non sul denaro. Come vi abbiamo detto prima, qual è la vera ricchezza? La ricchezza finanziaria, che è fatta da numeri che vengono scritti in una banca, o è fatta da macchine, abbigliamento, cibo? Qual è la vera ricchezza? Se noi consideriamo la ricchezza reale la vera ricchezza, noi non dobbiamo perseguire i surplus commerciali perché ci impoveriremo. Comunque l'economia non è limitata dalla disponibilità di denaro. Denaro ci sta dimostrando, ma non solo Draghi, tutte le banche centrali al mondo hanno emesso denaro che non posso. Non so se vi ricordate quando è arrivato Monti nel 2011 che ha detto sono finiti i soldi? A dicembre del 2011 Draghi ha fatto delle long term refinancing operation di 600 miliardi, e a febbraio ha fatto una seconda tranche di long term refinancing operation, che sono operazioni di rifinanziamento di lungo periodo, di altri 600 miliardi. Mentre Monti ci diceva che erano finiti i soldi, Draghi dava 1200 miliardi alle banche. Un'altra cosa, la mattina del terremoto del 24 agosto, ok, per il quale il governo ha stanziato 50 milioni, ridicolo, Draghi ha fatto un allotment, cioè un'assegnazione di longer term refinancing operation, di operazioni di rifinanziamento di più lungo periodo, di 4 anni invece di 3, di 400 miliardi, sapete quanto? A interesse zero. La mattina del terremoto Draghi ha dato 400 miliardi alle banche a interesse zero e il nostro governo ha stanziato 50 milioni. Vi sembra normale? A noi no, a voi non lo so. Questi? No. Questi sono i punti base. Ovviamente vanno approfonditi. Noi abbiamo pensato inizialmente di partire così perché abbiamo detto dobbiamo starci nell'ora. È inutile andare a parlare alle persone per ore e ore di economia, di elasticità della domanda o di cose difficili. Dobbiamo parlare di cose semplici che possono capire tutti. Quindi ci siamo limitati a questo per una presentazione che durasse più o meno un'ora. Non so se ci siamo stati o se ci stiamo arrivati vicini, però i punti principali sono questi. Se mi permettete un'altra cosa, se a qualcuno dovesse dare fastidio l'alto rapporto debito-PIL che abbiamo, ricordatevi che le banche centrali possono fare quello che si chiama il write-off del debito in qualsiasi momento. Le banche centrali, abbassando le loro attività e le loro passività, possono cancellare il debito pubblico e non c'è periodo migliore per farlo di quello successivo al quantitative easing, quando la banca centrale ha già nel suo portfolio i titoli del debito pubblico. A quel punto cosa succede? La banca ha nel suo portfolio il titolo del debito pubblico, quindi tra le sue attività, tra le sue passività però avrà i depositi bancari corrispondenti a quel titolo pubblico.
a quel punto abbassa le attività e abbassa le passività, riduce il suo bilancio e si è fatto il write-off del debito. Ok? Pagare il debito con l'austerità o dismettendo lo Stato non ha mai funzionato e non funzionerà. Così abbiamo chiuso noi. Se il professor Patisso adesso ci dice la sua. Mi scuso che devo andare, magari il professore voleva avere qualche curiosità in merito alle mie affermazioni, magari la prossima volta. Ma devo essere. Faccia il convegno. Ma io per 30 anni ho fatto filosofia della scienza, quindi. Io no. Io non c'ho le slide, e non c'ho le slide, però ho preso punti su quello che ha detto Luca. Luca. Diciamo che si è fatto tornare i conti come si fa a tornare quando uno vuole fare un gioco delle carte, no? Cioè io metto due carte, cioè scelgo una, questa, però siccome questa piace a me, prendo questa e questa, e si va avanti in questo modo qui. Ora, la prima che mi sono segnato è la moneta, cioè la definizione di moneta, la cosa proprio semplice, cioè se non alla prima, alla seconda, alla terza lezione di economia, si dà la definizione di moneta. La definizione di moneta secondo l'MMT è un credito per le tasse. È un credito per le tasse. Ora, se così fosse, da sempre, e voi dite che questo credito è a scapito del governo, no? Cioè il pubblico che deve mettere moneta per prendersi le tasse, giusto? Ah beh certo, lo Stato prima deve spendere, l'ho detto. Quindi è una tassa per questo motivo, giusto? Ora, se così fosse, non ci sarebbe nessun esempio contrario a questo, cioè l'ha dato come verità assoluta. Non esiste questa cosa qui. Non è vero che il governo o lo Stato è l'unica istituzione che emette moneta e se deve prendersi. La moneta nasce prima dello Stato, da sempre. Cioè gli antichi, anche i primitivi, avevano un mezzo di scambio che poteva essere da un'ascia a quello che vi pare. La moneta è stata inventata prima del governo e dello Stato. Lo Stato si è adeguato dopo e ha cercato di normalizzare, nel senso di mettere delle norme sull'utilizzo. Prima della moneta in senso stretto, cioè le banconote, c'erano delle materiali, potevano essere l'oro, l'argento, eccetera. Moneta merce. No, anche il grano era moneta merce. Perfetto, ma lo decidevano le persone. Lo scambio veniva fatto su un mezzo di pagamento di cui io mi fidassi dell'uso successivo. Cioè io ti do le mie capacità o il mio prodotto, che può essere un pezzo di pane, se tu mi dai qualcosa che io mi posso o utilizzare o rivendere. La base è la fiducia tra le persone. Lo Stato non c'entra niente con il mezzo di pagamento, tantomeno con la moneta. Ma non lo dico io, ma non c'è bisogno di prendere un libro. Voi la moneta la tenete in tasca o la spendete sulla base della fiducia. Non esiste un modello per cui c'è qualcuno che vi dà la moneta o vi chiede le tasse. Non esiste una moneta legale. No, la moneta diventa legale quando la situazione si complica, c'è qualcosa, un sistema complesso come è uno Stato, quello italiano, che si prendono delle norme. Ma questo non significa che non ci possa essere un'altra situazione. C'è lo strumento di mezzo legale, ma io posso venire qui in cambio di due lezioni per. Ci stiamo scambiando dei prodotti, dei valori tra le persone. E la moneta rimane come definizione un elemento che svolge diverse funzioni, tra cui anche quello del mezzo di pagamento o del mezzo di scambio. Poi, a differenza. Sono tre, vabbè, però noi possiamo vedere il. Sì, no, è vero, abbiamo riscontrato che alcune cose, insomma, non sono in modo vero. La differenza è che decidere di dare, di accollare la moneta come unica fonte data dal governo, dallo Stato,
è veramente una cosa assurda, non esiste, però serve per fare tutto il procedimento successivo, perché sennò quello ritorna. La moneta è semplicemente un metodo di scambio, chi la prende e chi la dà, basta. La differenza dove sta? Che quello che io faccio nel mio sistema lo guardano anche gli altri che sono all'esterno. Tanto più ho un sistema economico che dà fiducia agli altri, tanto più quella valuta, quella moneta viene accettata. Quindi la mia valuta, che sia la lira, che sia lo scudo, che sia l'euro o un altro, viene accettata da un altro sistema che non lo riconosce, solo sulla base della fiducia, come ognuno di noi fa rispetto a quell'altro. Se io ho un vicino di casa di cui conosco tendenzialmente il suo lavoro e la sua attività, e da un giorno all'altro mi propugna di acquistare delle cose o lo vedo più ricco, mi viene il dubbio se quelle sono monete giuste, false, da dove deriva la sua ricchezza. Ma se mi fido, lo prendo, se non mi fido, ci sta che comincia a non prendere quello che mi paga e magari vado a controllare le banconote che mi dà. Esattamente allo stesso modo. Tanto più emetto monete in uno stato perché la voglio coniare o la voglio semplicemente stampare, tanto più gli altri guarderanno quello che facciamo. Questo modello di nel mondo alla fine la somma è zero, ho capito, ma vale a fare tutti i conti. Anche secondo i classici, di cui io non sono assolutamente un fervente stimatore, dicevano che il mercato da solo si mette a posto, cioè i prezzi, se c'è un'azienda che ne vuole vendere molto e delle persone che non le vogliono comprare, prima o poi deve abbassare i tempi, deve abbassare il prezzo, in modo da poterle vendere. Quindi nel lungo periodo è giusto, il mercato si mette a posto. È arrivato Keynes, di cui sono un estimatore, gli MMT dicono di essere, come dire, dei riferimenti, ha detto: nel lungo periodo siamo tutti morti, quindi è meglio che facciamo qualcosa subito. Ed è la stessa cosa parlare per l'MMT. Cioè, tutta sta roba è utopia, perché io me la devo aggiustare, ma di vero mi posso aggiustare molto poco. La moneta, per quanto se ne riguarda oggi, in questo momento, c'è la moneta legale, ci sono gli scambi e ci sono delle cose che nascono tra le persone. Oggi si chiamano Bitcoin ed è una moneta che gira su internet, di cui saremo anche lontani. Ma non hanno chiesto allo Stato se la possono emettere. E di cui ogni anno tanto spariscono i server, ricordate i Bitcoin. Occhio, perché poi spariscono i server. Non mi sto dicendo usate il Bitcoin, sto dicendo che è falso fare un modello e metterci dentro le cose che ci piacciono. Se è un modello, devo andare a guardare tutto quello che c'è. La moneta non è solo quello che dice il MMT, è anche quello. E quando tu prendi anche quello, ma quello che ti piace, stai escludendo tutto il resto. E tutto il resto è importante. All'università, diciamo così, normale, si insegna quali sono tutte le funzioni della moneta. E su due elementi la moneta ha un'importanza per tutti. Incide, sulla base di quanto ce n'è, sul livello dei prezzi generali, quindi sul livello dei prezzi, e soprattutto, attraverso questo, sul potere d'acquisto di nuovo. Se io ne metto molta, e qualcuno di voi si ricorderà quando è stata messa tanta moneta da arrivare a avere le banconote da 500 lire a 100 lire, giusto? È perché non avevamo niente con cui pagare e si veniva messa talmente tanta moneta perché eravamo all'inflazione del 20%, ma lo stipendio che ognuno dei nostri genitori portava a casa, con quello stipendio comprava sempre meno, il potere d'acquisto dello stipendio era abbassato perché ha emesso moneta talmente tanta. E quell'emettere tanta moneta ha alzato a livelli altissimi del 20% negli anni 80 l'inflazione. Quindi c'è bisogno di abbassare l'inflazione e soprattutto di controllare la parte del disavanzo, del debito. Ora, su questo è importante, mi può permettere una cosa? Non è vero che l'emissione di moneta crea inflazione. Ok, sono state emesse, voi andate a vedere la Bank of England, la Bank of Japan, la banca centrale europea, tutte le banche al mondo in questo periodo hanno fatto le più grosse operazioni monetarie della storia di tutti i tempi e noi siamo in deflazione. Bene. Non è vero quello che dici questa volta? Ok, lo prendo pari pari, lo sottoscrivo, il problema è come ve lo spiego. Il problema non è quello che dico, è quello che vi spiego. Avrebbe dovuto dire: in questo momento anche gli Stati Uniti hanno emesso una quantità di moneta notevolissima, verissimo, e con questo hanno cercato di esternalizzare
il loro debito, ma non ci sono molto riusciti perché comunque sono, diciamo, più o meno bloccati. Che succede nella parte vera? Italia dipende come emetto moneta. Ci sono degli stati dove la politica monetaria, cioè chi controlla la moneta, ha una maggiore o minore autonomia. Ci sono degli stati dove lo Stato stesso, il governo, emette decisioni da solo. In Italia, prima del 1981, tutto quello che lo Stato voleva spendere in automatico lo finanziava con l'emissione di certificati non voto, certificati di contatto. I comuni, ognuno di noi, andava e li comprava. Quello che non compravamo noi lo compravamo. Tutto quello che non veniva venduto per un accordo non di Costituzione, cioè non era la Costituzione che decide a dirlo, ma semplicemente un accordo tra governo e Banca d'Italia, veniva comprato dalla Banca d'Italia. Quindi io mi prendo i tuoi pezzi di carta, di cui mi fido che me li rimborserai, e ti do dei soldi direttamente. Quindi il governo in 20 anni ha fatto esattamente quello che ha detto Luca, cioè ha raddoppiato il debito pubblico, ma di fatto ha emesso talmente tanta moneta che a un certo punto non poteva più fare politica monetaria, cioè non poteva più controllare nulla. Tanto è vero che la nostra inflazione è aumentata fino al 20%. Tutti contenti di andare a prendere il bot col 20%, sembrava che diventassimo ricchi, ma siccome il prezzo aumentava, alla fine eravamo semplicemente ugualmente ricchi, proprio né più e né meno. Detto questo, cerco di recuperare, perché sennò tutte le cose che dice Bertolucci non ce la faccio poi a dare, come dire, una forma completa a questo. Allora, quindi il discorso della moneta non è una definizione unica, ha diverse funzioni, non è di solo natura dello Stato, anzi tendenzialmente la maggior parte degli Stati ha un'istituzione che può essere la Banca Nazionale, che può essere la Banca Centrale Europea per quanto riguarda l'Eurozona, Fed e quant'altro, ha una politica monetaria tendenzialmente autonoma. Tendenzialmente significa che se ci sono periodi in cui il governo con il governatore di quella banca si trovano abbastanza d'accordo, possono fare delle azioni abbastanza correlate. Ci sono delle altre volte che il governatore della banca con il governatore, con il capo del governo non si trovano e fanno delle azioni opposte, perché è politica, perché è quello che si vuole dare per scontato, che io metto la ricetta di politica monetaria, dico a ognuno quello che deve fare e loro la facciano. Nel mondo e nella realtà non è così, perché noi non riusciamo a metterci d'accordo neanche nel condominio per delle regole che abbiamo stabilito. Figuratevi come se noi prendiamo le regole e le diamo al politico, al governatore, al ministro, eccetera, quello che dice il modello dell'FMI, no? Dovremmo chiedere chi le fa queste cose, in quanto tempo le fa, se è d'accordo a farlo, se le conosce. Non funziona in questo modo. Il politico che va avanti, poi alla realtà chi decide è il politico, il ministro è un politico, lo deleghiamo noi per decidere per noi, farà quello che riterrà, tra virgolette, opportuno, ma è opportuno per lui, o sperando anche un po' per noi, ma soprattutto non ha una ricetta da seguire, non lo farebbe. È completamente assurda sta roba qua, che io gli do il modello, come ha detto, l'offerta di moneta è contratta dal sistema bancario, non esiste sta cosa qua. Allora, il sistema bancario, che lo prendete a livello italiano, a livello europeo, ha una sua funzione molto importante, quella di mettere, diciamo, di dare liquidità, ed è uno strumento attraverso il quale questa liquidità arriva sul mercato stimolata dalla banca centrale. Ora mettiamo la Banca d'Italia, anche se non c'è più. Ha ragione Pezzotta quando dice che in questo momento c'è tantissima liquidità ma non arriva al mercato. È vero, e molto degli interventi fatti da Draghi, come dire, stanno servendo in questo momento in alcune parti, in alcune situazioni, anche in Italia, anche a risistemare i conti e i bilanci delle banche. Assolutamente vero, ma da questo a dire che facciano solo questo è sbagliato. Cioè, una cosa è andare a colpire, a descrivere una situazione precisa, incancrenita, sbagliata, un altro è dire che il sistema non funziona. Sono due cose diverse. Cioè, io posso avere un atteggiamento in casa corretto, educo i figli, faccio tutto quello che devo fare, e poi c'è un figlio che ogni tanto si arrabbia o combina delle marachette. Ah, e quello che andiamo a prendere, non possiamo dire
che quello che ha fatto è sbagliato a prescindere di tutta la famiglia e maledicata. No, è un sistema. In questo momento il sistema monetario tra Banca Centrale Europea, sistema bancario europeo e mercato ha delle, delle criticità, cioè non è così flessibile come potremmo. Ma perché questo? Perché quello su cui fa fede, cioè fa forza un sistema bancario per poter stimolare il mercato in generale, sono le aspettative delle persone. Cioè se io oggi, ognuno di voi, che sia un privato ma che sia anche un imprenditore, ho delle aspettative future positive, in banca ci vado. Ci posso andare in banca per chiedere un prestito per gli investimenti per l'impresa, oppure ci vado perché tramite una finanziaria o qualche altra cosa chiedo un prestito semplicemente per comprare il territorio nuovo. Ma la mia aspettativa la creo su quello che immagino futuro, perché o sono migliorato nel mio lavoro, perché ho perso il lavoro, oppure perché immagino che l'azienda sta andando bene, il prodotto si vende e quindi vado facilmente a adeguare le mie capacità produttive andando in banca. È vero che mi fanno lo screening, assolutamente vero, ma sono aspettative future, e se io ho delle aspettative future positive per me, l'aspettativa futura della banca è concedermi un prestito, perché con quello crea i margini per poter ripagare il tasso di interesse che dà a chi deposita i soldi. È facile, non c'è niente di assolutamente strano e come dire occulto e di poteri che non vogliono fare delle cose, è una cosa molto normale, semplice. Funziona esattamente come funzionerebbe la nostra domanda ad un vicino, a un parente, di prestarci dei soldi. Ce li dà o non ce li dà, semplicemente perché c'è fiducia e basta. Se poi funziona bene o funziona male, anche lui avrà delle aspettative. Te li do, sto bene, non mi servono. È ovvio che se io banca sono messa male per le cazzate che ho fatto prima e mi scudo per l'espressione, è ovvio che nel momento in cui arriva della liquidità da parte della Banca Centrale Europea io mi rimetto a posto la situazione, assolutamente. È sbagliata come azione? Sì, qualcuno doveva controllare prima. Il sistema bancario è oggi uno dei sistemi politicizzati, burocratizzati e controllati al massimo livello che c'è. Non esiste un'altra affermazione. Cioè, guardate le banche, in Italia soprattutto, e in tutti i paesi del Mediterraneo, dove non siamo abituati al mercato, noi terremo i posti e i nostri soldi dentro al materasso. Né più e né meno. Sono comunque una perdita di ricchezza. Quello che dice Luca, quando fa l'esempio del sistema privato, io ti do la macchina, tu mi dai 10, la macchina vale 10. Sì, se l'è fatta tornare, perché io imprenditore ho raccolto da altri, ho preso da altri imprenditori una serie di valori, cioè ho messo dei soldi su un'altra piccola impresa e ho comprato 4 gomme, ho preso degli altri soldi, ho comprato l'alluminio, in quell'altro ho comprato la plastica, l'ho messo insieme e ho costruito una macchina. La somma di tutti questi, di queste spese fa 10, costruisco la macchina e la rivendo a 20. Ho creato ricchezza, non ho semplicemente spostato ricchezza. L'imprenditore ha una sua funzione nella vita, quella di creare qualcosa. Io non faccio nulla a zero, ma non posso pensare la macchina vale 10, la macchina vale 10 se la vendo a 10, ma la macchina mi è costata 5. Ho creato, in mezzo ci ho messo la mia competenza e il mio lavoro, me lo ripago col profitto. Non è vero che io ho una macchina che vale 10, no, la macchina vale 5, perché il costo della macchina è 5. Te la rivendo a 10, tu mi dai 10. Ho creato ricchezza, si chiama valore aggiunto, ci paghiamo le tasse. Imposta valore aggiunto, semplice. Su questo non si scappa. Ma proprio facile, perché questa è la realtà di tutti i giorni che vivete voi. Perché le tasse non le paghiamo una volta all'anno tutti. Alcuni di noi le pagano una volta all'anno. Gli altri ci sono tasse tutti i mesi. Poi dovremmo avere avuto il tempo zero, cioè oggi siamo tutti neutri e lo Stato comincia a fare la spesa pubblica senza avere soldi. No, lo Stato esce, nasce da millenni, i romani già facevano la spesa pubblica e mettevano moneta. Quindi
dire che stiamo facendo una spesa di cui i soldi di ancora l'anno successivo vuol dire che sto facendo la spesa quest'anno con i soldi dell'anno scorso. Cioè, non è che c'è bisogno di un, come dire, di un docente universitario che si spiegasse la cosa. Lo stipendio ce l'hanno il 23 del mese, a me no. Il 27, e che ho fatto? Fino al 27 ho aspettato di dover mangiare? Gli ho detto a mia figlia, guarda, ma ora non te lo compro? Che significa? Ho preso i soldi del 27 precedente, giusto? Vuol dire che il primo giorno, il primo mese sono andato da mia mamma, da mio papà, dico scusa, mi presti dei soldi che poi te li restituisco? Né più e né meno. Cioè, proprio cose facili. Però le dobbiamo per forza far vedere come se all'interno di un sistema che ci vuole annullare dobbiamo andare a vedere la Bibbia che ci darà sulla via di Damasco l'illuminazione del modello. Un'ultima cosa, perché mi ha detto veramente tanto. Il discorso che il Draghi, il giorno del terremoto, ha emesso 400 miliardi di liquidità e lo Stato ha dato 50 milioni di euro per l'Italia. Allora, a parte il fatto che se fosse così sarebbe, diciamo, sfigato di sua natura, cioè lui è andato proprio quel giorno, ovviamente non sapeva che sarebbe successo il terremoto, no? L'operazione fatta grossa, dove io metto moneta a livello europeo, perché non sto parlando dell'Italia, quindi non è che Draghi ha preso 400 miliardi e li ha dati al Monte dei Paschi. Il Monte Paschi è più facile che fallisca, che se venga salvato, però c'è stato per salvo in qualche modo. Se fosse così facile, Draghi prende i soldi e li dà chi gli serve. Più banalmente, se 400 miliardi li dividessimo tra, non so, saremo 500 milioni di persone in tutta Europa, sì, forse meno, 200 milioni di persone, basterebbe mandare a casa un assegno per ognuno di noi. Evidentemente non lo può fare, non sono soldi suoi. Il meccanismo della creazione e il controllo della moneta è un po' più complesso e facilmente, come dire, comprensibile. Ma siccome è facilmente comprensibile, ma soprattutto è tanti soldi e tanti errori che possono essere fatti, viene molto controllato. Draghi, all'interno della Banca Centrale Europea, non avrebbe diritto a emettere moneta, però se non l'avesse fatto avremmo avuto esattamente quello che ha detto Luca Pezzotta, avremmo avuto un ulteriore periodo di austerità, perché i parametri, le leggi, così hanno stabilito, sono giuste o sbagliate? Saranno sbagliate, ok, però l'hanno stabilite, e come quando si va in un condominio, si stabiliscono le regole, quelle sono le regole che dovrebbero essere accettate, poi c'è qualcuno che le regole non vanno bene e cerca di fare a modo suo, giusto? Allora si può vedere se la regola è sbagliata, è quello che sta provando a fare in tutti i modi Renzi, no, dice no, io non ci sto, io voglio il 3% in più, il 3,5%, queste cose qua, perché la regola non le va, ma teoricamente li dovrebbe accettare. Siccome la austerità non è corretta, non è un momento giusto, va cercata di togliersi da questa posizione. Quindi lui ha trovato un meccanismo, ma politicamente l'ha trovato, per immettere moneta. In mettere moneta come lo fa? Lo dà a ognuno di noi? No, non lo può fare. Lo deve dare alle banche attraverso acquisto di titoli delle banche, che lo immettono alle aziende. Le aziende, quando il tasso di interesse è molto basso, potrebbero andare a prendere dei prestiti e quindi fanno crescere l'economia. Cioè il meccanismo è questo. Ma è un meccanismo, come dire, che noi spieghiamo agli studenti. Ma dire che questo meccanismo è immediato, cazzata. Perché c'è la mentira da parte di chi che non hanno, vanno in banca e non riescono ad avere dei mutui? Perché il sistema italiano non era abituato al meccanismo del conto. Questi soldi a che servono? Dovrebbero servire a noi, ha ragione signora. E ma non sei. Io se ti lascio finire il professore poi però una cosa. Ah, certo. Questa è l'inflazione, l'esplosione dell'inflazione degli anni 80, e io rivedo un crollo dell'inflazione degli anni 80, non vedo nessuna. Quella dell'inflazione degli anni 80 è un'altra cosa. Questa che cos'è? Io vedo un crollo tra gli anni 80 e 90 dell'inflazione. Ora, se questo è 70-80 deve essere l'inflazione, ora mi dice gli anni 90 sono
Secondo me li siamo più sul Montirolo che sul Montirolo che sul sulle colline toscane, sì, a 800. A occhio e croce siamo più sul Montirolo che sulle colline toscane. A occhio e croce, anche se mette gli anni. Sì, ma il trend è comunque in discesa. Modello di SLM che si studia, che si insegna a scuola, all'università, programma semplice. Il modello di SLM è il modello keynesiano. Keynes ha stabilito, ha dato delle indicazioni. Le indicazioni di cui io sono fermamente convinto che servono. Cioè, in una situazione in cui uno Stato, il sistema economico sta messo male, non possiamo pensare che il sistema stesso si riprenda da solo. Lo Stato deve intervenire e ha a disposizione la spesa pubblica. La spesa pubblica, anche in situazioni di deficit, va ripagata. Come ognuno di noi, come ognuna delle famiglie, ripaga i propri debiti. Perché se io sono una famiglia, e non è vero che non si può fare la similitudine fra famiglia e Stato, è esattamente del tutto una cosa analoga. Il principio è identico, perché nasce prima la famiglia e poi lo Stato. Ci sono situazioni dove ci sono delle famiglie, ma non ci sono lo Stato. Sono le tribù, non sono lo Stato, eppure la famiglia c'è e funziona con gli stessi canoni. Perché questo? Perché se io ho una situazione di crisi nel sistema economico e io intervengo con la spesa pubblica, lo posso fare anche attraverso il debito. Prima o poi devo ripagare il debito nel modo più assurdo, perché o lo ripago perché mi faccio prestare i soldi dalla comunità e se il reddito cresce mi prendo delle tasse e lo ripago, oppure fallisco. L'Argentina è fallita, la Cina è passata da una situazione chiusa alla situazione aperta, perché l'apertura tra le altre economie significa comunque crescere da un punto di vista economico. Va fatta con le regole, va fatta col controllo, va fatto come mi pare, ma alla fine si vuole crescere, devo per forza fare qualcosa in più. L'imprenditore che vuol vendere il suo prodotto sempre solo alla comunità chiusa, prima o poi lo venderà solo a loro, e quando l'ha venduto a tutti, ha messo in un processo che sembrava, poi ha chiuso. Ci sarà il ricambio e la sostituzione di quella cosa, ho capito, ma se non lo vende al paese vicino non potrà crescere né più e né meno. Sono regole elementari che non appartengono ad una teoria né dell'università, ma a vivere comune, quello che vedete tutti i giorni. Quello che diceva la signora è vero, cioè ci sono situazioni in cui i prestiti non vengono dati, il mutuo non viene erogato, perché ci sono delle regole che sono state obbligate le nostre banche ad utilizzare, cose che prima non facevano. Il mutuo magari veniva dato molto probabilmente a uno che aveva tanti soldi a prezzi sbracciatissimi, però queste sono regole di condotta, non sono teorie economiche. Cioè, ci fanno parte dell'economia, mi scusi se glielo dico veramente con tutto il rispetto, questo ci vogliono far credere. La regola dell'economia è una cosa banale. Non esiste quelle di tutti. Brava, ma è diverso. Ma quello sono d'accordo, ma non può essere utopisticamente il fatto che le mettiamo monete e arrivano i soldi a lei. Se lo scordi, no. Il fatto che non è una realtà. Assolutamente, però questo è diverso. Cioè, è un meccanismo che va migliorato. Ma lei veramente pensa che io sono licenziato dal privato e il pubblico mi prende? Quando noi abbiamo problemi cosa far fare ai dipendenti pubblici? Ma stiamo scherzando? Sì, proprio lo faccio a un prezzo leggermente più basso, così siete incentivati ad andare a ritornare nel privato. Ma che? Ma se io prendo nella realtà, se io trovo un lavoro nel pubblico che mi dà 200 euro in meno e non faccio nulla, ma io me lo tengo. Ma stiamo scherzando? Non ci ritornerò mai al privato. Poi lo Stato però deve obbligare il privato ad assumere più di quelli che ha. E perché? Che è uno Stato di totalitario, con il regime comunista. Io sono un imprenditore e prendo quelli che voglio. Se voglio prendo persone più che lavorano, e se
queste volte prendo una macchina in più che mi fa meglio lo stesso pezzo. Ma dove sta scritto? È il mercato? No, è l'auto decisione da parte di un proprio, di un libero cittadino a cui vanno messe delle regole. Per assurdo ci sono delle situazioni, che così chiudo, soprattutto anglosassoni, dove lo Stato non entra nell'economia, lo Stato fa l'arbitro. Perché se io entro nell'economia, vado nel mercato e produco macchine o mobili o qualsiasi cosa, io la regola me la faccio per conto mio e vinco. Oppure vado a dare al mercato un prodotto più basso di quello che è. Perché finché io ho il monopolio del telefono, io la tariffa la pago secondo lo Stato. E soldi in più se prendono i politici. E non va bene. Cambiamo il meccanismo, facciamo l'MT. E i politici che abbiamo sono diversi, che sono tutti laureati con l'MT. Ma dove? E saranno sempre tutti persone normali che di economia molto probabilmente capiranno poco, ma si dovranno confrontare con le istituzioni. Basta, semplice, è una cosa facilissima, è utopia, è bello parlare perché ci siamo conosciuti, ci siamo fatti utopia, basta, è rimasto un'utopia, l'articolo, cioè l'articolo è utopia o anche strumento, utopia. Comunque, io ci tenevo a dirvi che noi non abbiamo parlato di complotti o di poteri forti, per esempio il potere bancario. Ma abbiamo semplicemente detto, con tanto di autori di riferimento, ripeto, Augusto Graziani, la Banco Finland, la Standard & Poor's, che il sistema funziona secondo il teorema della moneta endogena e non la teoria quantitativa della moneta. L'unica istituzione che riporta ancora un working paper sul funzionamento della teoria quantitativa della moneta, a parte le università che ne insegnano, non ho lasciato un secondo, ma è la Federal Reserve di San Luis, dopo altre parti non lo trovate, quindi questo si è chiaro. Noi non abbiamo parlato di complotti, abbiamo semplicemente detto che funziona in maniera diversa da come ci viene insegnato, primo. Secondo, ripetiamo, questo sia ben chiaro, negli anni 80 l'emissione di moneta non ha portato a un aumento dell'inflazione, perché l'inflazione, come abbiamo visto lì, trading economics, è diminuita, non è aumentata. Non è vero che gli anni 80 sono stati anni di alta inflazione. Negli anni 80 l'inflazione è passata da un inizio nell'82 al 25%, all'anno 86-87 è solita vedere al 5%. Quindi il trend dell'inflazione negli anni 80 non è stato in salita ma in discesa. Quello degli anni 80 con un'alta inflazione è un falso storico. È lì da vedere. All'81 i tassi di inflazione che vi ho mostrato prima. Questo, signori, scusate, gli anni 80 cominciano da qua adesso, io non voglio dire. Cioè, sarà un trend in discesa. Sì, ma alto, cioè, sarà pure in discesa, ho capito. Ma c'è un cancro in discesa, ho capito, ma sempre il cancro ciò. Cioè, non è che se c'è il cancro che sta scendendo, no, così. No. Lei ha parlato di un'esplosione, adesso non prendiamoci in giro, perché non viene, però fino a un certo punto. Lei ha parlato di un'esplosione dell'inflazione, quindi di un trend in salita. Marzo 1981 la Banca d'Italia cessa di essere sì, prestatore residuale. Fino all'81 il trend era insalitissimo, fino a poi poi ha fatto come negli anni 80 l'inflazione adesso è crollata. Ma voi avete detto, voi asserite che il problema della moneta, delle emissioni di moneta ne mettiamo quanto ne vogliamo, tanto non ha nessun tipo di problema. È quello che è successo adesso, la Federal Reserve hanno fatto tutti operazioni monetarie non convenzionali di portata che non si è mai vista, siamo entrati in deflazione. Una cosa, permettetemi, vista questa, le manovre che dicono espansive e che dovrebbero aumentare la quantità di moneta in circolazione aumentano la liquidità ma tolgono dal sistema. Perché chi segue la fatta della fiducia ha sempre l'idea di guardare le cose dal punto di vista della singola banca, ok? Invece che del sistema bancario in aggregato. Se io sono una singola banca, prendo i soldi a prestito al 2%, vado sul mercato, gli presto l'impegno per un periodo minore, a un tasso minore al 3% per avere il mio ritorno. Ma se io considero il sistema in aggregato, che prende 100 miliardi a prestito all'1%, dovrà restituirne 101, quindi alla fine sarà stato tolto un miliardo, non sarà stato messo.
le operazioni monetarie non convenzionali tolgono risorse dall'economia reale, aumentano la liquidità, ma si risolvono, finiscono nel togliere risorse all'economia reale. È una semplificazione veramente astuta, cioè, allora, perché ci sono toni, robe così, che sono veramente difficili, cioè, non, ma non perché non si possono banalizzare questo. Allora, 2.000 miliardi la spesa pubblica, 2.100. Di spesa pubblica adesso, 2.000 miliardi di spesa pubblica, rispettiamo. No, 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 2.000 miliardi volevo dire di prodotto interno lordo. Di no, questi 1.500 miliardi di prodotto cioè, interno lordo. 2.000 miliardi. Va bene, abbiamo 132% di disavanzo. La maggior parte di questi, una parte di questi ci viene prestata, le prendiamo in prestito, ok? Spendiamo di interessi 70 miliardi di interessi. Ok? Ora un imprenditore normale per fatturare 1.500 tipo un milione e mezzo spenderebbe il prestito 70.000 euro? Sì, non c'è niente di scandaloso. È ovvio che se il trend, perché lo spread lo paghiamo sulla differenza, mi sale, io mi aumenta la spesa per interessi, ma se io prendo a prestito ad un valore, a un prezzo normale, faccio bene, perché sto immettendo ricchezza. La spesa pubblica è ricchezza, esattamente come dice Roberto Sottano. È vero, ma qualche volta quelle risorse non ce l'ho, me le faccio prestare. Ma quello che pago per farci versare è assolutamente idoneo per far crescere uno Stato. È normalissimo. Gli Stati Uniti hanno un prodotto interno lordo di 17.000 miliardi, spendono 600 miliardi di interessi. Va bene, e che vuol dire? Cioè, come se io avessi 17 milioni di euro di fatturato e spendo 600.000 euro, magari. Cioè, ognuno diventerebbe imprenditore così. Cioè, è, come dire, è fuorviante, perché bisogna dire che è stato mandato 400 miliardi, sì, ma rispetto a cosa? Non stiamo mica parlando di una famiglia, stiamo parlando di sistemi grandissimi. Poi, a mio parere, poi ti lascio l'ultima parte. Se è il problema dello Stato con una famiglia, questo l'ha appena detto. No, no, che c'è, i valori sono di uno Stato intero, non di una singola famiglia. No, nel senso, i valori sono riferiti a un sistema intero. No, no, cioè, come battuta sì, ma da funzionamento del tutto analogo. Lascio la parola alle mie mente. Io, l'ultima, mi chiedo una cosa. Sapete qual è lo Stato al mondo con il più alto stock del debito? Gli Stati Uniti. È anche il primo Stato al mondo come prodotto interno lordo. Il secondo Stato al mondo come prodotto interno lordo è la Cina, che è il terzo Stato al mondo come stock del debito. Il Giappone è lo terzo Stato al mondo come economia e secondo come stock del debito. Vedete voi, i paesi poveri, quelli dell'Africa, sono quelli che hanno i minori livelli di rapporto debito-PIL e i minori stock del debito. Tutte le economie avanzate hanno i maggiori rapporti debito-PIL e i maggiori... Adesso scusateci, se chi volete andare, vada, vi facciamo vedere sulla nostra pagina. No, no, è questa è la l'allotment della Banca Centrale Europea di 400 miliardi. No, adesso la Banca Centrale Europea prende, no? sul sito dell'MMT è facile così. Le cose si studiano, ma non si. Va bene, io vi ringrazio tutti. Grazie. No, comunque, diciamo che anche se c'è stato, anzi può essere stato interessante questo scambio così, sì, perché lo scopo della serata era far vedere che esiste questo punto di vista, però mi sembrava anche giusto che ci fosse qualcuno che sostiene le cose normali. È un po' ci siamo arrivati, adesso forse siamo scaldati un po' perché comunque è vero. Comunque sicuramente rifaremo con alcuni movimenti dell'area cordoniese, faremo 6-7 lezioni
di questo tipo di metodologia di analisi, okay? In cui le tematiche potranno essere sviluppate con più calma e in maniera più semplice, nel senso che indubbiamente stasera ci siamo ovviamente persi in innumerevoli modi di dire che sono tipici dell'economista, mentre invece probabilmente alcune di queste cose andranno affrontate senza pretesto e viste in maniera un po' più semplice. Questo verrà fatto tra gennaio e febbraio, vi invitiamo comunque alla partecipazione. Io invece mi ricordo che domani c'è la discussione.